Grazie, grazie mille a tutti, grazie mille a lei Roberto per l'opportunità di essere qui e grazie all'Università di Londra e tutte le istituzioni che ho citato ieri che hanno reso possibile queste giornate. Mi dispiace, io in realtà non mi allargo verso il resto dell'opera di Cavalli. Mi resto su tre poesie, le mie poesie non cambieranno il mondo, però penso e spero che le riflessioni sul linguaggio che farò sono sia pertinenti per la poesia successiva, come quella che abbiamo visto di Datura, e sia per altre forme della sua poetica. Quindi elementi sarottiani, Nathalie Sarraute, non so se tutti conoscono, comunque, scrittrice poco più vecchia, cioè poco meno recente che Cavalli. E, l'opera sua che mi ha fatto pensare a Cavalli, in realtà tutta la sua poetica, ma l'opera, diciamo, la prima che è stato per me un flash, è questa pièce di teatro che si chiama Pour un oui ou pour un non, in cui due amici da sempre, si ritrovano qualche tempo dopo essersi allontanati e il primo, solo uomo, preoccupato per la distanza che il secondo, o due, sembra aver voluto porre fra loro, va a trovare l'amico per capire le ragioni di questa tensione. Inizialmente U2 nega che il rapporto si sia raffreddato, ma davanti all'insistenza di U1 gli scappa un implicito riconoscimento, le parole escono da sole, contro la sua volontà e quindi è obbligato a dare spiegazioni. Questa è la pièce radiofonica e poi teatrale, e c'è questo passaggio che è stato il primo che mi ha fatto avere questo flash di pensare per forza a Patrizia Cavalli. Vi leggo questo breve passaggio, la traduzione è mia, quindi però. Ma allora cos'è? Più che altro non è niente, ciò che si definisce niente, che chiamiamo così, anche solo parlarne, evocarlo, un po' portare. Ma che impressione faremmo? Nessuno, d'altronde nessuno, osa, non se ne sente mai parlare. Ti ripeto, non è niente che si possa dire, niente di cui sia permesso parlare. Dai, su. Beh, sono solo parole. Niente da dire, niente di cui sia permesso parlare. Le parole sono solo parole, quindi non sono niente. Però in realtà sono solo parole, quel non nulla, quel semplice sì o no del titolo della pièce, che crea la tensione, che crea questa sensazione che si situa ancora prima della tensione, molto prima della parola, che è quello che Nathalie Sarraute nella sua poetica chiama tropismo. È questo niente di cui nessuno osa parlare, di cui non è permesso parlare, il dismo, il cambiamento di senso tra le due frasi, la rettifica, l'epanortosi non è trascurabile. Che le parole facciano inconsciamente male, che creino burrasche precoscenti, questo tropismo, non si dice, non si può dire, non si deve dire e non si riesce a dire. Ed è proprio questo che cerca invece di dire tutta l'opera, dal Nouveau Roman al teatro, di Sarraute. Cercare il linguaggio capace di dire ciò che non si riesce a dire. Forzare il linguaggio per poter dire che non si riesce a dire. Ed è questa dinamica che mi ha fatto pensare a Patrizia Cavalli, che mi sembra fondare parte della sua poetica, almeno agli inizi, su questa certezza dei limiti del linguaggio e sul tentativo e o bisogno costante di esprimersi e di esprimere l'incapacità di farlo. Le poetiche delle due autrici sono molto distanti. Sarraute non ha mai pubblicato in versi, non ha mai pubblicato qualcosa che le avrebbe voluto chiamare poesia, e il tentativo di espressione nel suo teatro passa attraverso il dialogo in quanto costruzione progressiva grazie appunto alla molteplicità di voce, alla polifonia, quando invece le primissime raccolte, la primissima di cui analizzerò tre poesie di Cavalli, si concentrano più su di un io onnipresente che si caratterizza e lascia poco spazio all'interlocuzione in queste prime.
mi sembra. In comune, in realtà, le due autrici hanno una certa lettura critica che, come diceva Roberto prima, che ne fanno delle opere semplici, leggere, un linguaggio ordinario. Comunque, non intendo azzardare una proposta di vera e propria filiazione da Sarot a Cavalli. Mi piacerebbe analizzare queste tre poesie attraverso il prisma della poetica di Sarot. Quindi vorrei semplicemente utilizzare questo flash che mi è successo per vedere se è pertinente. E quindi la poetica in quanto lotta per l'espressione della sensazione, in quanto coscienza poetica dei limiti del linguaggio e allo stesso tempo coscienza poetica della sensazione proprio grazie all'espressione. So che sento perché ho cercato di dirlo. Un'espressione che dice che non c'è niente da dire e niente che si possa dire. Quindi la sensazione, la parola e la costante necessità dell'espressione sono esplicitamente centrali nella prima poesia che vorrei analizzare. Magari le conoscete tutti a memoria, comunque le ho messe. Ma per favore, con leggerezza, raccontami ogni cosa, anche la tua tristezza. Sembra tutto molto chiaro in questi tre versi a una prima lettura, però man mano, almeno a me, poi avremo una discussione per parlarne se volete, man mano mi sembra che quasi ogni parola del componimento possa essere messa in discussione. Prima di tutto l'imperativo congiunto al per favore situa il discorso tra l'ingiunzione e la supplica, però non è chiaro, mi sembra, su cosa porti, sul raccontami o sul con leggerezza, la locuzione avverbiale. Il tu viene pregato di raccontare ogni cosa o di raccontarla con leggerezza? E se l'ogni cosa esprime abbastanza chiaramente la necessità di parlare, di esprimersi, ma soprattutto di comunicare in una dimensione apparentemente semplice e quotidiana, il raccontami merita un po' più di riflessioni, secondo me, perché, allora, il poetico sembra necessitare che gli si racconti tutto, ok? È però paradossale che il locutore principale, forse l'unico, almeno di le mie poesie non cambieranno il mondo, esprima qui il bisogno non di parlare ma di ascoltare. Non di raccontare ma che gli si racconti. E poi perché raccontare invece di dire o esprimere, non lo so. È difficile, mi sembra, affermare qui con certezza cosa implichi il racconto. Io vorrebbe la narrativizzazione di ogni cosa, dei fatti come dei sentimenti, raccontare come narrativizzare, oppure l'atto di raccontare fa riferimento alla modalità più diffusa e ancora una volta apparentemente quotidiana della parola, raccontare. In entrambi i casi il verbo raccontare sembra accordarsi più con la leggerezza che con la tristezza, che in quanto emozione sembra a priori complicata da narrativizzare e in quanto emozione negativa complicata da dire magari in maniera disinvolta, come suggerirebbe il raccontare. In effetti le due parole, unite dalla rima, sono esplicitamente presentate come antitetiche dall'anche, che sottolineano una certa contraddizione tra il tono e il contenuto della parola richiesta. Però, come si diceva prima, che cos'è la leggerezza? Qui. Certo, si direbbe il tono del discorso, ma come si fa a rendere leggero un discorso? Un racconto, scusate. Se non è il contenuto che deve esserlo, forse piuttosto le scelte lessicali e il registro. Interpretato in questo modo, l'ordine supplica che l'io rivolge al tu sembra descrivere l'approccio stesso della poetessa. Si potrebbe quindi leggere la poesia come una dichiarazione di intenzioni e addirittura come una parola che l'io rivolge a se stesso. Se si accetta questa dimensione riflessivo-metapoetica, appare anche meno paradossale il bisogno di ascoltare, che diventa quindi bisogno di ascoltarsi e bisogno di ascoltarsi esprimere con leggerezza. Leggerezza da citare, non è la mia opinione. Quindi bisogno di trovare un linguaggio adeguato, capace di esprimere anche le emozioni, magari con leggerezza. Bisogno forse anche di forzare il linguaggio perché non faccia difetto di fronte alla sensazione,
che riesca ad esprimere questo ogni cosa in maniera direttamente percettibile per un qualsiasi tu. In questo senso, perché il linguaggio è limitato, in questo senso, scusate, bisogno di una poesia che continua ad esistere e a dire e a dirsi metapoeticamente, perché il linguaggio è limitato e insufficiente, però è anche l'unico strumento possibile. E allora in questo senso mi sembra questa, se lo si legge così, questo componimento mi sembra annunciare il seguente, in cui la quotidianità della parola e l'onnipresenza sono ancora più esplicite, anche quando sembra che la giornata sia passata come un'ala di rondine, come una manciata di polvere gettate che non è possibile raccogliere, la descrizione e il racconto non trovano necessità né ascolto, c'è sempre una parola, una paroletta da dire, magari per dire che non c'è niente da dire. Qui il quotidiano è incarnato nella materialità di una giornata e della concezione comune del ripensare a posteriori alla propria giornata e raccontarla. Ma questo quotidiano vuoto, nullo, è presentato come una semplice impressione, sembra che la giornata, che introduce quindi già dall'inizio una dimensione percettiva soggettiva, ovviamente. Però le due similitudini giustapposte insistono sempre di più sulla rapidità e l'intangibilità del vissuto, dall'ala di rondine più breve e più poetica, tra virgolette, se vogliamo, che evoca quindi una velocità leggiadra e aggraziata, si passa alla manciata di polvere che si allunga poi sui due versi successivi, con due enjambements, quindi la rapidità si carica di una dimensione di effimerità, non so se si dice, mi sono dimenticata l'italiano, scusate, e di impossibilità di recupero, manciata di polvere gettate che non è possibile raccogliere. Questi primi 4 versi e mezzo, diciamo, esprimono una percezione, una sensazione quotidiana, ricorrente, in maniera progressivamente sempre più ricca ed esplicita. Il fiato e l'intonazione restano in sospeso perché questa concessiva che apre la poesia continua ancora a 2 versi per ricongiungersi poi alla principale. Cosa succede quindi? Rimane in sospeso non solo il fiato, ma anche la voglia di sapere cosa succede quando sembra che la giornata sia passata troppo in fretta e che non sia successo niente. E questi ultimi 2 versi della concessiva collegati al resto chiudono le similitudini e passano ad un'altra dimensione. La rapidità della giornata equivale all'impressione che non ci sia niente da dire. E qui la descrizione e il racconto, in asindeto e enjambement, sembrano presentati anch'essi come equivalenti fra loro. Né descrizione né ascolto, né racconto. E quindi né l'uno né l'altro poco importa. Qualsiasi modalità della parola sembra che si annulli, né immagini o ritratti, né fatti o azioni. E infatti il verso successivo sembra fare eco. Non trovano necessità né ascolto. Sono situati nella stessa posizione metrica e costruiti in maniera sintatticamente simile. Entrambi gli estremi della parola come interlocuzione sono negati nell'impressione che è introdotta da questo sembra. La necessità che deriva dal soggetto parlante che avrebbe bisogno di dire e o dal contenuto del discorso che vale la pena di essere detto, e l'ascolto che implica un destinatario, se non un interlocutore. Entrambi questi poli, diciamo, sembrano annullati. Nonostante tutte queste dimensioni, di vuoto, di nulla, rimane una parola. Una parola c'è sempre, quella parola per dire il vuoto, per dire il niente, però la parola diventa paroletta, un vezzeggiativo che relativizza e indebolisce l'importanza, come conferma l'ultimo verso, e questa epifora di dire, ripetuto 3 volte, riassume la concezione del linguaggio e il suo rapporto con la sensazione. Il linguaggio rimane sempre, anche quando il contenuto, le modalità, i motivi, i soggetti della comunicazione sembrano venire meno, la parola è presente. E anche quando dice che non c'è niente da dire, la parola dice comunque. Allora forse il sembra del verso 1 assume il suo pieno significato solo alla fine. Il linguaggio dice più di quanto la sensazione abbia percepito, oppure dice meno, perché la sensazione di vuoto e di niente è presente.
Invece la parola è solo una paroletta da niente, che dice niente. Entrambe le cose potrebbero essere... non riesco. Ah, sì. Mi sbrigo, scusate. Le parole sono ancora più esplicitamente cantate nell'ultima poesia, nella loro incapacità e limitatezza. Non ho seme da spargere per il mondo, non posso inondare i pisciatoi né i materassi. Il mio avaro seme di donna è troppo poco per offendere. Cosa posso lasciare nelle strade, nelle case, nei ventri infecondati? Le parole, quelle moltissime, ma già non mi assomigliano più. Hanno dimenticato la furia e la maledizione, sono diventate signorine. Un po' malfamate, forse, ma sempre signorine. Qui le parole intervengono sulla metà della poesia, in explicit, al verso 6, quando appare quindi il linguaggio qui è già carico di caratteristiche e implicazioni che a posteriori gli si riferiscono per i 5 primi versi e l'implicita similitudine col seme. Tutta la poesia è l'insegna della materialità con cui si apre, corporeità. Il seme è fisico, pervasivo, aggressivo, si sparge in onda, offende, ma proprio per questo è anche ricco, fecondo, come si deduce in negativo grazie all'opposizione con l'avaro seme, che è quello dell'io poetico. È la negazione infatti che apre la poesia e introduce ciò che l'io non ha, ciò che l'io è incapace di fare. E la frase che comincia al verso 3 esplicita perché? Perché il seme dell'io è avaro ed è femminile. In questo senso, dal seme del verso 1 al seme del verso 3 si opera un'estensione metaforica e poi allegorica del senso. Non solo il seme della donna non è lo stesso dell'uomo, di cui a posteriori si capisce che si parlava nel verso 1, ma inoltre il seme sembra piuttosto metonimia per il membro genitale maschile che inonda i pisciatoi e i materassi. In antitesi, la caratterizzazione del seme di donna come, avaro, cioè da prima denatura il topos della donna come simbolo di fecondità, parlando di seme, e poi lo ribalta anticipando già i ventri infecondati del verso 6, evocando implicitamente una forma di sterilità, e poi introducendo il verbo offendere, la cui accezione negativa rifiuta ogni tipo di mitizzazione, e riaccende riassumendola l'idea dello spargere e dell'inondare. Quindi l'identità dell'io incarnata nella femminilità caratterizzata in negativo, da prima per quello che sembra non essere capace di fare da un punto di vista fisiologico, poi per quello che non gli si consente di fare. In effetti l'onnipresenza della dimensione pervasiva, aggressiva, negativa, dal punto di vista e semantico e grammaticale, rende abbastanza esplicita, mi sembra una lettura che si potrebbe definire femminista di questi primi versi, è l'uomo che prende tutto lo spazio e l'io donna è sterile perché uno stravolge il topos della maternità che gli si è da sempre imposto, ma due anche perché metaforicamente parlando non gli si consente di esistere altrimenti, di fecondare il mondo in altro modo. Da qui la domanda, se non il seme cosa lascio, cosa posso lasciare? Le strade e le case mi sembrano evocare il mondo nella sua esistenza quotidiana, certo, ma mi sembra anche che facciano riferimento rispettivamente alla vita pubblica collettiva e la vita intima familiare, strade e case. Il seme maschile si sparge dappertutto e i ventri infecondati riaccendono, come dicevo, il significato primario e concreto del seme ribaltandolo. Il seme della donna non può, biologicamente parlando, essere fecondare. La risposta quindi arriva in posizione centrale, le parole che si caricano di tutta la concretezza e di tutta la fisicità presente fin dall'inizio della poesia, visto che sono introdotte come sostituto, diciamo, di questo seme avaro. Le parole così corporee però sono anch'esse inadeguate, sono moltissime, quindi avrebbero la forza per spargersi, offendere, eccetera, però si sono allontanate dall'io che sembra non riconoscerle più. L'inadeguatezza e l'insufficienza del linguaggio è detta attraverso una dimensione materiale e fisiologica e femminile. Come il corpo era insufficiente, anche le parole lo sono, perché sono diventate signorine. Si sono fatte donne, anche le parole hanno perso la furia e la maledizione, che sembrano richiamare l'offesa del verso 4, e quindi anche se malfamate rimangono comunque signorine per bene, a modo.
come il suo corpo, il linguaggio dell'io sembra quindi insufficiente, inadeguato ad esprimere le sensazioni, soprattutto quelle legate alla collera, alla rivolta. Anche la parola si è dovuta adeguare allo spazio e alla dimensione che gli si accorda e ha perso un po' di quel potere di provocazione che sembra avesse. Ed è la poesia stessa però che lo dice. Il canto si incarica di dire l'incapacità e l'inadeguatezza, ed è così che l'io ne prende coscienza. Ma quindi allo stesso tempo è così anche che la poesia afferma la sua esistenza e il suo perpetuo tentativo di dire i limiti del linguaggio, dell'io, del corpo, e così facendo si potrebbe pensare anche che li superi. Concludo molto brevemente. Questo statuto della parola mi sembra fondamentale, problematico e complesso, proprio per questo mi sembra fondamentale nella poetica di Cavalli, così come di Sarot, una parola che dice di non saper dire ma che continua a dire e a dirsi. Ed è quello che sostiene Jean-Michel Maulpoix analizzando la poetica di Sarot, che lui ha una concezione particolare, si può essere d'accordo o no, della poesia e del poeta, come l'idea che la sua scrittura di Sarot secondo lui è poetica perché si fonda sulla postura tipica del poeta, secondo Maulpoix, che è quella di colui o colei che continua a analizzare, no, che continua a usare il suo unico strumento, il linguaggio, seppur cosciente della sua impotenza e inadeguatezza. Vabbè, mi fermo qui, non importa il resto, scusate. No, non ti puoi lasciare. No, okay.